Volga 2016 finito. Cosa mi è piaciuto di più di questa maratona? Sicuramente la puntata intermedia, la numero 16, il giorno degli animali. Mi è piaciuto tantissimo coinvolgere gli amici King Elgard e Otello, naturalmente, nel lanciare un messaggio che non fosse quindi un modo di rendere la maratona Voga solo qualcosa di frivolo, ma anche un modo appunto di lanciare un messaggio a tutela degli animali. Ma mi è piaciuto tantissimo fare questa maratona per tanti motivi. Innanzitutto perché comunque, e l'ho visto e lo sto vedendo tuttora, mi sento un pochino più tranquillo, un pochino meno in soggezione quando sono da solo davanti all'obiettivo della telecamera. E come ho sempre detto, è una cosa differente rispetto al discorso di quando io sto registrando diari di viaggio on the road, perché sì, c'è la telecamera, ma io non guardo la telecamera, sto guardando la strada, sto pensando alla strada, quindi non penso a quello che sto facendo, mentre quando faccio questo tipo di vlog, quando guardo direttamente l'obiettivo della telecamera, è una cosa che tendeva a mettermi un pochino in soggezione. Sicuramente adesso mi mette meno in soggezione. Ripeterò questa maratona l'anno prossimo? Molto probabilmente sì. Di sicuro ripeterò la maratona Veda in inglese ad aprile dell'anno prossimo, poi vedremo un pochettino come si muoveranno e si svilupperanno le cose nel tempo. Io adesso ricomincerò con la programmazione classica di questo canale, con Diario di Viaggio on the road ogni domenica mattina. Visto che c'è stato il terremoto, questo terribile terremoto in centro Italia, ho intenzione di dedicare alcune puntate di Diario di Viaggio on the road a come portare un aiuto concreto, non già a questo terremoto, ma in generale come portare un aiuto concreto alle popolazioni quando si verifica una calamità, perché è una cosa che ho visto che può essere molto utile, quindi preparatevi, perché queste due puntate che seguiranno saranno dedicate proprio a come si aiuta concretamente la popolazione quando si verifica una grande o piccola calamità. E dopodiché, naturalmente, torneranno anche le altre cose a cui sto già lavorando, come MuseyTube o Vita da Tecnico. Direi che questo Voga per me è stato un grande risultato per vari motivi e, come ripeto, sono soddisfatto, quindi è stata una bella esperienza. E comunque, secondo me, la parte migliore è la puntata in cui non sono presente io, perché sono presenti gli amici King Elgard e Otello. Ma secondo te qual è stata la parte migliore di questo Voga 2016? Tu hai partecipato a Voga 2016? Fammelo sapere con un commento qua sotto. Io sono Grizzly. Questa è l'ultima puntata di Vogue 2016, noi ci vediamo sempre su questo canale con tutti gli altri contenuti. Ciao e grazie!